Chissà perché vogliono a tutti i costi che Creamy faccia il suo primo debutto con loro. Ce la faranno? Ah, sono convinto di sì. Sai, l'altra volta è apparsa alla TV, ma io desidero tanto vederla di persona. Vedi, io l'ho incontrata soltanto due volte, ma ho un'impressione. È come se ci conoscessimo da sempre. Ma certo, perché Creamy e Yu sono la stessa persona. Smetti, la nega! Ah, ti stai comportando proprio come una gatta. Che ci posso fare? Io sono una gatta. Attento a quello che fai! Miau! Miau! Quanto miagolano quei micini. Miau! Io non sono un micio! Ehi! Allora ti piace davvero tanto questa Creamy, eh? Beh, l'hai visto anche tu lo spettacolo. Farò il possibile perché faccia il suo debutto. Lancerò una campagna per la raccolta delle firme, per dimostrare che Creamy ha un sacco di fans. Ah, già, che stupido, devo prima rintracciarla. Chissà dov'è. Non sarà facile trovarla, lo so. Deciso che cosa? Toshio è innamorato di Creamy, perciò se ora mi trasformo e gli dico che non voglio debuttare, sono sicura che mi capirà. Ma non credo sia così semplice, Yu. Sbrigati! Oh! Bacchetta! Pampulu, pimpulu, parim, pampum! Pimpulu, pampulu, parim, pampum! Yu mi sfugge. Perché mi sfugge? Aiuto! Non urlare, non è un fantasma. Ti stavo cercando. Cercavi proprio me? Sì, c'è una cosa di cui vorrei parlare. Ah? Sali, presto! Quel maledetto ci seguiva! Finalmente ci rincontriamo! Aiuto, polizia! Mi ha rapito! Liberatemi! Hey. No, sta buono! Aiuto! Portatemi via da questo brutto! Oh, sta buona! Mi sta portando via! Aiuto! Liberatemi! Aiuto! Reggiti! Tutto il Giappone, anzi, che dico, tutto il mondo è in attesa del tuo debutto. No. Nel programma di stasera è previsto che canti una nostra cantante, ma io ho un'idea migliore. Potresti cantare tu. Ti ho detto che non mi interessa. Ma è una grossa possibilità quella che ti sto offrendo. No, ma quante volte devo ripeterlo? Ho sentito benissimo. E allora hai anche capito? Certo che ho capito. Oh, sono contenta che ti sia arreso. Non mi arrendo facilmente. Andiamo, si sta facendo tardi, su. Eh? Andiamo? Dove andiamo? Ma agli studi televisivi. Sei appena in tempo per prepararti a partecipare allo show che va in onda stasera stessa. Cosa? Ma allora non hai capito proprio niente. E hai fatto tutta questa strada per dire ancora di no? Non sono venuta spontaneamente, mi ci hai portato di peso. Io conosco della gente che darebbe non so cosa per apparire in televisione, perché invece tu ti rifiuti? Non mi piacciono gli show televisivi. E se torno a casa tardi mi prenderò una sgridata. Ma questa trasmissione finisce alle 8 e non è certo tardi. Abbastanza tardi per essere sgridata. I suoi genitori devono essere molto severi. Sono persone normalissime. Va bene, hai vinto. Oh, bene, finalmente l'hai capita. Allora io adesso vado. Ti accompagno io. Ehi, piano. Ma prima canta una canzone.
Per essere chiari, non voglio avere niente a che fare con te e non vedo perché dovrei cantare una canzone, chiaro? È chiaro? Oh, ti prego, una sola canzone e ti prometto che non ti chiederò mai più di apparire in televisione. Ti scongiuro, fammi questo favore, canta, ti prego! Oh. Allora canti? Ci tieni così tanto? Tantissimo. Va bene, ma prima devo fare una telefonata. Non ti avevo mai visto fare buono in questo modo. Beh, il fine giustifica i mezzi. Sei un vero demonio. Jingle! Eh? Perché sono stata cancellata dallo show di stasera? Esigo una spiegazione e subito anche. Che brutta situazione. Lo sai già, no? Voglio che sia tu in persona a dirmelo. È una questione di tempi. C'è spazio per un solo numero nel programma e canterà Creamy. Per essere ancora più chiaro, ti ripeto che stasera tu non compari. Come puoi trattare così la stella di primo piano della Parthenon Production? Sono io che decido chi è la stella di primo piano della Parthenon, non tu. Bene, vuoi forse dire che ora la stella è Creamy? Proprio così. Oh! Oh, io. Mamma che sventola. Creamy, ho deciso. Yu, dove sei? A casa di Toshio? Stai finendo i compiti? Mi raccomando però, Yu, cerca di non fare tardi, eh? Questa storia comincia a non piacermi. Finisco per raccontare troppe bugie. Non è a casa di Toshio, vero? No, sono riuscito ad afferrare soltanto qualche parola. Come se la caverà da sola? Raggiungiamola. E come facciamo? Possiamo provare con il telerazzo. Ma nega, qui non siamo nello spazio, sai? Ci conviene comunque tentare. Oh, nega, è fantastico! Sotto cielo, che botta mi sono preso! Salve, signore e signori, stasera è una serata davvero eccezionale. Abbiamo una grande sorpresa. Ecco a voi la dolcissima Creamy. Ehi, ma guarda laggiù. Che ci fa due note in studio? Vorrei proprio saperlo anch'io. Quella ci combina qualcosa. Allora, immagino che voi due apparteniate alla stessa casa discografica. Sì. No. Oh. E come? Ah. Io sono qui sola, non... Zitta, lascia parlare me. Mi dispiace doverlo confessare, ma una sera non sono arrivata in tempo per la trasmissione. E questa ragazza ha salvato lo show cantando al mio posto. In sostanza, Creamy l'ha aiutata. Sì, proprio così. Ecco perché quando ho visto Creamy tanto nervosa prima di andare in cena, ho deciso di restituirle il favore che lei mi ha fatto, accompagnandola sul palcoscenico. Ma ora è tutto chiaro. Vede, quando io ho saputo che avrebbe debuttato per la mia stessa casa discografica, la cosa mi ha fatto un piacere immenso. Ma io non intendo affatto debuttare. Hai superato la paura se riesci a fare dello spirito. Potrebbe anche funzionare. È fantastico. È il destino che ci ha fatto incontrare e ora vorremmo continuare la nostra strada insieme, non soltanto come buone amiche, ma anche come buone rivali. Basta, accidenti, fai parlare un po' anche Creamy. E che cosa risponderà a queste gentili parole dette dalla sua collega, Creamy? Sono imbarazzata. Non ti sono simpatica? Non ti va di lavorare insieme a me? Sì, mi fa piacere. Oh. Eh beh, possiamo dire di aver assistito all'inizio di una nuova era nel campo della musica leggera. Un bel applauso per le nostre due amiche, se lo merita. Non si nasconderà più. Sei una bomba, Creamy, sei davvero una bomba. C-R-E-A-M-I, Creamy! Vai, Creamy, vai, canta, canta! Creamy, Creamy, sei fantastica!
C'è chi sorride. Jingle! Voglio che Kid Okoro sia il suo nuovo manager. Va bene, d'accordo. Non intendo cederle il campo. Sì, l'ho capito. Grazie comunque per quello che hai fatto. Eh? Sì, Creamy non voleva assolutamente debuttare stasera. Già, ma a questo punto non può più tirarsi indietro. Oh, no! Ehi, guardate! Spesso sai chi lo cerca non la misteriosa star Creamy della Partenon ha fatto uno splendido debutto. Ora ci sarà da lavorare. Ma forse lui non sa che è me che amerà, che amerà, che amerà, che amerà. Io mi sono cacciata. Però... Vivace, svelta e carina come me, poi con la fantasia.